Cominciamo con gli argomenti giusti. Ettore Messina, più che in poche righe, si può provare in poche pagine a condensare la sua carriera. Cominciò nel 75 a Mestre, poi Udine, la Borelli lo chiama in Virtus nell'83. Da qui è cominciata la sua luminosa carriera, che ha vinto con Virtus Bologna, Treviso, Olimpia Milano, 9 Coppa Italia, 5 Messina, 2 Supercoppa Italiana. Tra le varie vittorie in Europa, che sono tantissime, non le sto a elencare, ricordo solo un flash che nel 2001 vinse il grande slam con Virtus, vincendo Coppa Italia, Eurolega e campionato. Concludo con le sue stagioni NBA, consulente dei Los Angeles Lakers nel 2011-12, poi soprattutto è stato il primo allenatore non nordamericano a allenare e vincere una gara in NBA e anche a vincere una gara in incontro di playoff quando ha sostituito coach Popovic. Argomento di Ettore, cambio in attacco e difesa nell'Eurolega 2021-22. Ettore Messina. Buongiorno, intanto grazie per essere venuti così numerosi e lo dico a nome del CNA, della federazione, di tutti quelli che lavorano per cercare di aiutare i nostri allenatori a rimanere aggiornati, a migliorarsi, a provare a fare qualcosa in più ogni giorno. Spero di riuscire a dare una piccola mano oggi. Il tema che abbiamo scelto con Roberto Di Lorenzo e le altre persone con cui collaboriamo nel CNA è appunto usare i cambi e attaccare i cambi, perché soprattutto nell'Eurolega di quest'anno, ma direi nell'Eurolega degli ultimi 5 anni, il cambio difensivo è diventato la cosa più utilizzata, più stressata, più applicata da tutti gli allenatori. Perché cambiamo? Il primo motivo è un motivo molto banale, perché non difendiamo bene il pick and roll. Non difendi bene il pick and roll e non vuoi creare vantaggi. Per comprendere meglio questo vorrei fare 2 passi indietro e provare a vedere un'idea generale di difesa. L'idea generale di difesa, secondo me, parte da 2 concetti molto, molto semplici. Il primo è che dobbiamo avere chiaro che tipo di canestri possiamo permetterci di concedere ai nostri avversari. Allora, un tipo di canestro che dobbiamo cercare in tutte le maniere di limitare sono i punti in transizione. Quindi i punti da palla persa, cercando di non perdere la palla, i punti da tiri fuori equilibrio che ti espongono al contropiede, in generale i punti fatti perché hai un rientro pigro in difesa, va bene? E su questo poi magari ne parliamo con un attimo più di dettaglio. Quindi i punti in transizione. La seconda cosa sono i punti da rimbalzo d'attacco. Punti da rimbalzo d'attacco che nella maggior parte dei casi avvengono quando l'attacco ti ha messo in rotazione. Tu per chiudere un buco hai cominciato a muovere i 5 difensori, di conseguenza nel momento in cui la palla va in aria ci sono 4 o 5 giocatori che si stanno muovendo ed è difficilissimo mettere un corpo contro un corpo e ti pigliano il rimbalzo d'attacco. Quanti punti può fare una squadra in contropiede in una partita normale? Diciamo contropiede e transizione rapida, cioè un passaggio e un tiro. Se va bene, 15. Noi quest'anno nei playoff, che abbiamo corso un po' di più, abbiamo fatto 16 di media, che per noi era un numero elevatissimo. In Eurolega la partita è più statica, diciamo 15 punti in transizione. Una squadra buona a rimbalzo d'attacco ti fa tra i 10 e i 12 punti. Totale sono 25-28 punti. Ora provate a pensare di togliere completamente questi 25-28 punti. Per fare 80 punti, che è un punteggio con cui di solito vinci una partita, diventa veramente problematico. Diventa un problema enorme. Perché se tu fai un attacco a metà campo da 60 punti, sia in Eurolega che in campionato italiano, hai avuto un eccellente attacco a metà campo. Quindi il tema mentale è, se noi riusciamo a togliergli quei punti in transizione e a rimbalzo d'attacco, che ansia gli viene al nostro avversario che sa
che deve farci canestro sempre o quasi nella metà campo, va bene, per poter arrivare a quel certo numero di punti. Lo dico perché tante volte, anche io in tutti questi anni, noi ci preoccupiamo tanto, anche in allenamento, di preparare la difesa per situazioni a metà campo. Quindi, non so, il pick and roll laterale, come difendiamo il pick and roll in mezzo, come difendiamo l'uscita dal blocco, come difendiamo il loro gioco 2, 3 o 4. Poi vai, come mi è capitato, di avere la fortuna di andare a lavorare con Greg Popovich, e vedi che Greg Popovich tutti i giorni in cui riesce a fare allenamento, che ovviamente non sono tanti, ci mette almeno 3 minuti di un esercizio di transizione difensiva e gli spacca le palle sulla transizione difensiva dal primo giorno che vanno a giocare lì, al punto che arriva all'estremo di dire alla sua squadra che non gli interessa del rimbalzo d'attacco, anzi si è molto orgoglioso del fatto che gli Spurs negli ultimi 20 anni sono sempre stati nelle ultime tre squadre come rimbalzi d'attacco nell'NBA, e non gliene può fregare di meno. Non gliene può fregare di meno, però lui dice: bisogna che non prendiamo canestro in contropiede. Allora ti viene da dire: perché noi occupiamo così tanto tempo a metà campo nel preparare la difesa a metà campo, quando tutto quello che avviene in fase di transizione, che sia un contropiede rapido, che sia un pick and roll rapido in transizione, che sia come fa la Virtus quando arrivano e fanno un blocco per Bellinelli e Bellinelli viene fuori, la prende e tira, perché non focalizziamo di più l'attenzione sui primi 8 secondi del possesso per cercare di limitare lì i danni e poi ci preoccupiamo di più della metà campo? Non stiamo dando un messaggio sbagliato ai nostri giocatori che pensano che la partita verrà giocata e decisa a metà campo, quando la differenza la fa quello, il resto, giusto per vostra idea. Quindi questa è la prima cosa: la transizione, togliere quei punti, togliere il rimbalzo d'attacco, come? Cercando di metterci il meno possibile in rotazione difensiva, quindi enfatizzare la tenuta uno contro uno. Qualcuno di voi è venuto a vedere qualche nostro allenamento, non mi vergogno a dirvi che noi spesso iniziamo l'allenamento con una serie di esercizi di fondamentali difensivi su come muovere i piedi sull'uno contro uno, come tenere la finta col piede dietro, dopo magari lo facciamo vedere un attimo, perché più tieni uno contro uno, meno ti mettono in rotazione, meno ti mettono in situazioni di rimbalzo d'attacco. Quindi non è che dici fate il tagliafuori e correte in difesa, no, cioè, è un pelino più complesso. Vi faccio vedere due cose pratiche proprio per parlare di questo e poi andiamo avanti. Potete venire in campo in 10 per favore? Avete le double fast? Fate 5 bianchi e 5 rossi, dai, grazie. Poi fate due file, una fila lì e una fila lì, forza. Coi palloni, con... Ok, fila lì e fila lì. Non tutti col pallone, bastano 3 palloni e 3 palloni. Ok. Poi ho bisogno di 2 allenatori. Che fa finta di fare i miei 2 assistenti, qualcuno che è già cambiato, ce l'abbiamo? Grazie, uno qui e uno lì. Pensavo proprio a quello, grazie. Allora, qui. Coach è qui e tu sei lì. Ok? No, così. Dammi la palla e facciamo semplicemente questo. Palleggio veloce qua, scivola. Prendo la palla, finta di tiro, non salto. Chiudo lo spazio, ok? Adesso io comincio a giocare a fintarti l'uno contro uno, quindi comincio a fare questo e quando faccio questo, no, quello che voglio che fai è che sei sulla palla e nel momento in cui la palla si abbassa per giocare uno contro uno, fai questo movimento coi piedi, non apri i piedi, capite quello che voglio dire? La cosa importante è quando difendo uno contro uno, vieni qua, quando difendo uno contro uno, diciamo sono qua, sta fermo, ok, fammi una finta di qua, se io faccio questo...
mi apro e vengo battuto di qui. Chiaro? Quindi tutte le situazioni di finta, di partenza, voglio difenderle con mezzo passo di arretramento. Capito? Prima di muovere i piedi, sono sulla palla. Quindi, premessa, i piedi non possono essere sulla stessa linea, no? Ci deve essere una relazione tra l'alluce e il piede, così più o meno, a metà. Non così, ok? Non così. Se sono sulla stessa linea non mi muovo, non riesco a muovermi. Se sono troppo indietro, sono aperto, il mio alluce deve essere più o meno all'altezza di metà della mia pianta dell'altro piede. Ok? Quindi così ho un discreto equilibrio, va bene? Difendo, il mio avversario mi fa una finta di partenza, destra o sinistra non mi interessa, la mia prima reazione è questo e la mano così. Adesso se mette la palla per terra posso scivolare. Non mi voglio aprire subito. A maggior ragione, vieni qua per favore, a maggior ragione, se lui mi finta sul piede che è avanti, se io faccio questo, insisto, sono rovinato, perché mi incrocio da questa parte qua, capite? Quindi su ogni finta di partenza faccio questo e metto la mano così. Adesso lui alza la palla per passare, metto avanti. Lui riabbassa la palla, mezzo passetto. Dopo sono pronto a muovermi destra e sinistra. Quindi l'esercizio qui è questo. Li metto in fila, hanno fatto lo stretching, come comandano i Vangeli. Allenatore sarà qui, io sono il giocatore, l'allenatore mi palleggia veloce, io scivolo, finta, chiudo il tiro, la palla si abbassa, sono così, ancora finte, parto, scivolo, non salto sulla finta. Chiaro? Pronti? Dai, forza! Uno, due, muovi i piedi, pip, ok, perfetto, via, nuovo, andiamo, bravo, così, indietro, ok, stop. Il tema qui è cosa vogliamo fare, non stiamo adesso a perdere tempo a correggerli tutti, se no facciamo notte, va bene? Passo successivo della progressione, allenatore qui, ok, adesso primo della fila difende, palla qua all'allenatore, ok, niente palloni, il pallone qua, perfetto, ok, scala le file verso l'angolo, perfetto, e adesso tu stai difendendo l'angolo senza pallone, chi è in attacco? Chi è in angolo? Perfetto, sei leggermente aperto, giusto, bene, palleggio, boom, passo e fai un close out corto, capito? Quindi sei in una situazione di lato forte, quindi sei così, la palla arriva, mezzo passo qua, finta di partenza, indietro, torni per tirare e muovi i piedi, ok? Ciao. Pronti? Stessa cosa di là, col pallone. Oh, pum! Ale, bene. Attacco, difesa e via, su. Su. Ok, bene. Passo successivo della progressione invece. Adesso il contrario. Allenatore palleggia di là come se usasse un pick and roll. Quindi ti apri. E quando sono qui, skip, corri, ancora close out. Piccoli passi, corro veloce, abbasso il culo, tiro sulla mano, muovo i piedi indietro. Capito? Quindi tu di qui, tu di là. Ok? Pronti, alternati. Vai, corri! Bene, come usassi un pick and roll, ci siamo? Allargati. Ok, discreto, dai. Bene, muovi le finte. Ok, ovviamente, insisto. Poi i dettagli, ci facciamo giusto un piccolo gol. Primo di tutto, quando giocano un pick and roll di là, ad andare di là, non sono mai a 90 gradi. Questa è una cosa importante. Sul lato debole, se stai a 90 gradi, sei rovinato. Mai stare a 90 gradi, perché aumenti la distanza del close out se lui...
Quindi tutte le volte che sei lontano dalla palla, come insegnavano i vecchi, bisogna essere a triangolo, così, così, chiaro? Così se per caso lui si muove in alto, la mia distanza di recupero è più corta. Più io divento vicino ai 90 gradi e più lo prendo in quel posto, capito? Fondamentale di difesa. Sul lato debole non bisogna mai essere a 90 gradi, ok? Stessa cosa sul lato forte, a maggior ragione, stai qua. Diciamo che lì c'è un giocatore che arriva e io, il mio compagno ha qualche problema difensivo e io, insomma, devo decidere cosa fare, devo cominciare probabilmente a fare questo. Se io sto così, sono rovinato. Sì, forse lo aiuto, fermo la palla, lui fa un passo, tira da tre punti. Oppure io sono a 90 gradi ma sono più alto e lui mi taglia dietro. Il modo migliore per perdere visione del lato debole è stare a 90 gradi. Ok? Mi sembra abbastanza intuitivo. Secondo, la palla arriva e mentre la palla è in volo, gli insegnano due cose. Uno, che non devo far questo e poi mi muovo. Qua è già finita. Devo, nel momento in cui la palla corro e cerco di arrivare il più possibile con la palla. Tutte le volte che in rotazione mi fermo e guardo, non ci arrivo più. Capite? Se immaginate, è una base di tutte le rotazioni difensive, no? Aiuto, c'è una penetrazione, il primo va a aiutare, io sono il secondo, lui passa la palla e io comincio a far questo, non ci arrivo più. Devo muovermi mentre la palla è in volo. Ho insistito per tanti anni su questi due benedetti concetti di timing e spacing, che non voglio neanche insistere a ripetermi, ma se io ho questi momenti di esitazione, il mio timing difensivo va a quel paese e loro continuano ad avere un eccellente timing di attacco, perché qualsiasi cosa fanno, io sto reagendo. Io devo riuscire a rompere il loro timing. Il timing lo rompo o perché arrivo un secondo prima o perché anticipo e quindi non faccio fare la cosa che vogliono fare o perché, come vedremo dopo, cambio e quindi non c'è ancora una volta passaggio. Tutte le volte che io permetto passaggi, tutte le volte che guardo i passaggi, loro continuano ad avere il vantaggio e questo vantaggio diventa sempre più grande. Okay? Quindi lavoriamo su non essere a 90 gradi, mi muovo con la palla in aria e vado sulla sua spalla alta, cioè vado col naso qui, così è improbabile che mi batta per il centro, se non voglio essere battuto per il centro. Se viceversa volete negare la riga di fondo perché siete, diciamo, molto molto raffinati e temete penetrazioni sul fondo e passaggi per tiri da tre, va benissimo, avete, diciamo, un sistema diverso, fate pure quello che vi piace, però l'unica roba che non potete fare è correre col naso qui in mezzo, perché qui ti parte a destra e a sinistra e i tuoi compagni sono morti. I tuoi compagni devono avere un'idea di cosa cerchiamo di fare. Quindi, angoli, mentre la palla è in volo, quindi, come dicono in inglese, high shoulder, questa, quindi un piede leggermente avanti, un braccio alto, e se adesso lui mi fa delle finte, un passetto indietro e poi recupero l'uno contro uno, senza fare aperture di piedi. Ok? Questa banalità spesso la facciamo all'inizio dell'allenamento, quindi fanno lo stretching e fanno tutta questa serie. 6 minuti, 7 minuti, non di più. E mentalmente tornano a lavorare sui loro piedi, a lavorare sulla posizione. Noi bisogna fare delle ore, però secondo me è un punto importante. Seconda cosa che cerchiamo di fare, come fa Coach Popovich, è, andiamo di là un momento, mi resti a dare una mano? Grazie mille. Allora, dai, forza, i 5 rossi sono in difesa, i 5 bianchi sono in attacco, Coach c'ha la palla. Ok? Noi abbiamo 2-3 esercizi difensivi, un paio li ho imparati lì, uno
ce l'ha fatto vedere Mario Fioretti, uno ce l'ha fatto vedere Gianmarco quest'anno che lo usava Sassari, quindi 3-4 esercizi, giusto per rompere la routine. Uno che facciamo è girate intorno, un bianco, un rosso alternato, un bianco, un rosso alternato, ok? Bene. Coach, gira. Coach butta la palla sul tabellone, chi prende la palla in attacco, chi non ha la palla deve andare in difesa. E con i razzi sul culo andiamo in contropiede e poi parliamo, va bene? Quando dico stop, vi fermate esattamente dove siete. Ehi, chi marchi tu, per esempio? Lui. Rosso, chi marchi? Perfetto. Siamo a posto con le marcature? Poi capirete perché gli ho chiesto se siamo a posto con le marcature. Pronti? Vai! Corri! Alza testa, corri! Stop! Fine del contropiede, rifare. Ci siamo, forza. Gira. Vediamo se riusciamo a fare rimbalzo, apertura e correre. Scappa avanti! Eccola! Allora, molto bene, ancora una volta poi parliamo. Scappa! Ok, stop. Molto bene. Mettetevi qui a metà campo dove eravate. E il ragazzo con la palla lì. Che cosa proviamo a enfatizzare con questo o con altri esercizi, come per esempio quello dove sono tutti sulla riga di fondo, gli difensori sulla riga di tiro libero, toccare il fondo, tornare indietro, l'handicap che facciamo tutti. Che cosa proviamo a dirgli? Chi stava scappando? Proviamo a dirgli due cose. Uno, che prendano l'abitudine, nel momento in cui vedono il compagno, in questo caso è l'allenatore che butta la palla, vedono un compagno che fa questo, già devono correre. Anche qui, se tu resti, fa finta che il canestro è lì, vedi il compagno che tira e guardi se la palla va dentro o va fuori, abbiamo già finito. Il mio è già scappato. Soprattutto contro quelle squadre dove hanno l'abitudine, soprattutto se cambiano, di contestare un tiro e poi scappare in contropiede. Non fanno il tagliafuori, no? C'è sto lungo che contesta il tiro di un piccolo perché ha cambiato e poi corre via in contropiede. Quindi qualcuno degli altri deve prenderlo. Se stiamo lì a guardare se la palla va dentro e facciamo così, sono già scappati. Secondo, molto importante, non si corre in difesa a recuperare sul tuo uomo in contropiede, ma si corre a prendere qualcuno, perché non ti posso garantire che c'hai il tuo. Allora, infinite volte succede che io, soprattutto ai lunghi, che la palla sta andando di là, lui sta marcando lui, e siccome lui è indietro, lui rallenta perché deve marcare lui, capito? Quindi magari corri di là, per esempio. Bravo. La palla è andata avanti, boom, e loro due sono fuori e giochiamo 4 contro 4 o 4 contro 3. Non corri alla tua marcatura, ok? Popovic gli gridava, don't run to your man, run to a matchup. Non correre al tuo uomo, ma corri a trovarti uno. Capite? Terzo, una cosa su cui li stressava da matti, soprattutto per i lunghi, uno nell'angolo e uno di là. E siamo leggermente in ritardo, ok? Io sono qua e magari voi state aiutando perché la palla è lì. Bravo, parti. Io sono l'ultimo, nel 90% dei casi devo correre sul lato debole dove c'è un tiratore da tre punti libero. Per i lunghi o comunque per quelli che sono gli ultimi a recuperare, di solito guardare il lato debole, perché se succede qualcosa di là, vai, se succede qualcosa di là, io devo correre qui, non devo correre dentro l'area, capite? Adesso qui sta accadendo tutto a 2 all'ora, voi immaginatevi tutto a velocità di partita. Noi, devo dire, ogni tanto anche giocatori di grandissima esperienza, di grandissima personalità, ci cascano, stanno tornando indietro e soprattutto i lunghi, l'idea è proteggo l'area.
No, l'idea è proteggo l'area se il lato debole è coperto, se no io devo buttare un occhio al lato debole e se c'è uno che è rimasto libero lo devo prendere. Perché il problema più grosso in contropiede, lo sapete meglio di me, è passaggio, passaggio, cambio di lato, tiro da tre. Non so se torna tutto questo. Ok? Molto bene. Grazie. Detto questo, aspetta, dammi la palla. Quindi, o perché, diciamo, partendo dal presupposto, scusate, che cerchiamo di eliminare i canestri di transizione, i canestri di rimbalzo e attacco, ritorno a dove ero partito. Perché difendiamo con i cambi? Perché non siamo capaci di giocare tanto bene la difesa sul pick and roll. E quindi, facendo un aiuto e recupero, o facendo un drop, o facendo quel cavolo che volete, c'è sempre un momento dove siamo 2 contro 1, va bene? E quindi l'attacco continua ad avere la possibilità di mantenere il vantaggio. Ci mette in rotazione. Seconda ragione è perché la squadra avversaria, pur avendo dei lunghi, ha dei lunghi che non sono tanto bravi spalle a canestro. E a maggior ragione si trovano in difficoltà se sono marcati da uno più piccolo, oppure, come vedremo dopo, se nel momento in cui si è creato il mismatch proviamo ad andargli davanti e aiutiamo dal lato debole, hanno difficoltà a gestire questa situazione. Ho il ricordo vivissimo all'inizio degli anni 2000, quando Mike D'Antoni allenava a Treviso, quando noi mettevamo in campo il giovane David Anderson, che poi ha avuto una carriera meravigliosa, allora c'aveva 22 anni, David era uno che faceva sempre canestro, in post basso, però non era un passatore. Anzi, gli veniva l'ansia quando veniva raddoppiato. E loro cosa facevano? Cambiavano, andavano davanti a David, noi davamo la palla a David, loro raddoppiavano e David perdeva la palla. E Nicola e Garbacosa ridevano. E noi ci incazzavamo. Quindi questa era un po' la trafila che avveniva in un minuto di partita. Quindi il fatto di avere un giocatore che è grande, magari è un bersaglio contro i nostri piccoli, però non è tanto bravo o a passare o a finire uno contro uno, è un'altra ragione che ti può spingere a fare dei cambi. La terza ragione per cui secondo me vale l'idea di cambiare è che, soprattutto contro le squadre che muovono bene la palla, cosa succede nella maggior parte dei casi quando cambi? Succede questo. Potete venire qua, uno che marca me, poi un lungo e un piccolo. Scusami, un lungo e un lungo, scusami, attacco e difesa. Blocco, cambio, e adesso cosa succede? Vedo il cambio, la maggior parte dei giocatori cosa fanno? E poi fanno, boom, è vero o no? 80%, e tu dici, ma vaffanculo, ma perché non passiamo più la palla? Cioè il cambio, di solito, porta la stragrande maggioranza degli attacchi a fare quello che in inglese si dice freeze, cioè si paralizza tutto, si ferma tutto, capito? E anziché continuare a muoverla, cercano di attaccare un teorico mismatch. O da sotto, e cominciano a fare così, o da fuori, e vedi tutti i piccoli che cominciano a fare questo. Ora, di tanti Micic e Larkin, non è che ci sono poi tutti questi, perché poi cominci a tenere ferma la palla, cominci a fare le tue esitazioni, il lungo comincia a fare un passo indietro, ti sfida a tirare e siamo fermi. Siamo fermi, che vuol dire non prendiamo rimbalzi e attacco, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i tre motivi per cui cambiamo, ok? E per cui molte squadre in Eurolega cambiano. Adesso invece proviamo ad andare allora un po' più nel dettaglio, tenendo a mente queste situazioni di cui abbiamo parlato. Allora, possiamo venire in campo per fuori ancora 5 e 5. Diciamo i rossi in difesa e i bianchi in attacco. Poi facciamo un esercizio che usiamo spesso. Comunque, diciamo che la palla è qua. Mettiamoci nei 4 angoli e mettiamo il lungo in mezzo, per favore.
Parliamo prima della difesa, poi parleremo dell'attacco. Allora, vieni a bloccare. Ok. L'idea generale è che vogliamo cercare, quando cambiamo, di non dargli movimento di palla e di cercare di farli stare per almeno 5 secondi, diciamo, o 4 secondi, 2 contro 2. Va bene? Perché se contro il cambio la palla fa pum pum pum, abbiamo dei problemi. La seconda cosa è che, come idea generale, anche se non hanno i lunghi tanto buoni, se cambiamo troppo presto, hanno molto tempo per attaccare il mismatch, che sia o in post basso o in pivot. Quindi, che cosa abbiamo aggiunto durante l'anno? Sinceramente, copiando da grandi squadre che vedevamo cambiare con abilità, prima su tutti il Barcellona. Se segnavamo, facevamo un finto press. L'abbiamo fatto abbastanza bene nella serie contro l'Efes, dove dovevamo cambiare per forza, sennò ci ammazzavano pick and roll e non riuscivamo a resistere. Quindi fai un finto press per fargli ritardare un attimo il passaggio di rimessa e soprattutto fai un finto press per far girare un po' il palleggiatore e rubargli magari 5, 6 secondi, 7 se ce la fai, in modo che tutto che arrivano qua e chiamano il gioco, ne sono passati 7-8 e il pick and roll avviene con 16 secondi. Va bene? Quindi hai meno tempo per loro per usare, per attaccare il tuo cambio. Se viceversa sbagliavamo, va bene, il primo pick and roll cercavamo di non cambiarlo. È molto importante, e mi spiace di non averlo detto prima, perché sarebbe stato più conseguenziale dirlo prima, c'è un dettaglio fondamentale che è quello che Popovic chiama il pick up point. Il pick up point è questo concetto qua. Mi vieni lì con la palla. Faccio vedere io. Dopo però lo fai tu, per favore. Okay? Che abbiamo sbagliato, speriamo un tiro, diciamo, in buon equilibrio. Viene avanti la guardia. Se tu cominci a far questo, perché ce l'hai, va bene, vai, e cominci a fare questo e ti metti a difendere qui, qui è già un casino. Perché? Perché gli attaccanti sono bravi, cominciano tutti a bloccarti, no, non così, sotto, ecco qua, bravo, sotto il culo, così ti impediscono di andare sotto. Vi abbassate un attimo così tutti possono vedere, no, inginocchiatevi un momento, non è per punizione, così tutti quanti possono vedere. Una delle cose che tutti i lunghi adesso hanno imparato è bloccarti sul culo, non sull'anca, capito? Perché? Perché soprattutto quando sei lontano o se stai marcando uno che non tira bene, cosa cerchi di fare se lui viene a bloccarti come nei libri, così? Cerchi di fare questo, passare sotto, corretto? Allora, quello che hanno imparato tutti e che stiamo insegnando tutti è blocca il culo e non bloccare l'anca, così da qui io non posso passare sotto perché non è posso far così. L'unica cosa che mi resta è passare sopra anche contro uno che non è magari un grande tiratore. E già qui ho un casino, capite? Allora, grazie. Il concetto di pick up point è che non è solo contro il Teodosic di turno che tira molto bene che cerchi di prenderlo alto. Perché fin lì ci arriviamo tutti. Se sto marcando Teodosic, vieni, e comincio a far questo, questo si ferma e fa tre. Va bene. No, il concetto di pick up point è che prendo anche uno sfigato che non fa tiro, che non segna da fuori, alto, per permettermi di andare sotto il primo pick and roll, capite? Quindi quando lui sta arrivando, comincio a fintarlo, a rallentarlo, e l'idea è di prenderlo, ovviamente a un braccio di distanza, un paio di passi fuori dall'arco dei tre punti, capite? Quindi quando lui arriva qua, qui sono in posizione, così se anche lui viene qui a bloccarmi, siamo qui, posso passare dietro e rubare altri 2-3 secondi. Poi sul riblocco decidete voi quello che vi piace di più. Cioè passo sotto, lui mi riblocca, decidete. Volete andare sopra e fare un drop con lui? Bene. Volete fare che contro certi giocatori andate ancora sotto? Fate quello che volete. Non è in questo momento il mio obiettivo parlare di questo o comunque affrontare quel tema. Il mio tema è prendilo alto, va bene, in modo che ti puoi permettere di andare sotto sul primo pick and roll e non essere costretto, anche contro una squadra di buoni fondamentali che ti blocca nel modo corretto, a fare cambio difensivo. Va bene? Ok.
Detto questo, siamo nella metà campo e siamo riusciti a portarli qui difendendo bene il primo drag, tutto quello che volete. Hanno cambiato lato e sono andati sul lato opposto, qualcosa è accaduto. C'è il secondo pick and roll, oppure sono arrivati qui, hanno perso qualche secondo, hanno chiamato il loro gioco, c'è uno che fa l'Iverson sul lato, arriva il blocco, quello lo cambiamo. Adesso cominciamo a parlare di questo. Allora, ho detto prima, scusate, che vogliamo stare per 3-4 secondi 2 contro 2. Allora, la cosa importante è chiamare il blocco con grande anticipo. Cioè, io non posso chiamare il blocco quando lui è a un passo dal mio compagno. Quindi, quello che gli dico è, appena vedi che il tuo avversario va verso la palla, tu chiama blocco, grida blocco. Blocco, blocco, pick, 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 blocco, blocco, blocco. Poi se non lo fa, meglio. Però non possiamo permetterci che quando arriva qua, dice blocco, qui si è già fatto. Perché adesso succede la seguente cosa, che lui non sa che sta arrivando il blocco o se ne accorge tardi. Io cambio, lui è leggermente sopra, spostati per favore, spostati per favore. Lui è leggermente sopra, lui rolla e c'è il passaggio diretto. Nella situazione di cambio, quello che vogliamo evitare il più possibile è l'immediato passaggio al rollante. E vogliamo fare in modo, con una tempestiva comunicazione, che succedano due cose. Uno, che quando lui mi avvisa, io non lo vedo, devo sentirlo, vieni, dai. Bene, appena sento blocco, io so che devo fare questo, sposto di momento, io so che devo lasciare il mio per passare sotto e prendere lui. E quando lui inizia a rollare, io resisto in modo da non fargli avere uno short roll immediato, capite? Resisto proprio fisicamente, avambraccio qui, l'altro braccio alto, va bene? Oppure addirittura le due braccia, lui viene e io resisto qua, ok? Però questo è un buon giocatore, quindi la chiave del cambio è che quando lui viene e cambia, mi deve cambiare aggressivo. Mi deve cambiare aggressivo per un momento in modo che io perda l'attimo o per tirare oppure per fare il passaggio e magari faccio questo. E quando faccio questo ti rimetti in posizione e difendi. È chiaro? Gli devi togliere la possibilità di fare quel passaggio lì diretto. Va bene? Perché se lui non fa questo, se lui non fa questo, vieni, passa sotto. Ancora. Blocco, blocco, cambia, 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 cambia. Se lui non cambia aggressivo, io ho già tirato. A maggior ragione se siamo vicini alla zona di tiro. Quindi sono due giocatori, uno fa questo e l'altro fa questo. Non devono stare sulla stessa linea, capite? E lo dico perché noi, per esempio, che credo difendiamo bene, senza falsa modestia, molte volte non ci riusciamo. E poi arriviamo al passo successivo. Noi purtroppo ancora tante volte facciamo un'azione così, sulla stessa linea, capite? E addirittura diamo, ci arrivo fra un secondo, dei cambi gratis. Io li chiamo i cambi gratuiti, adesso vi faccio vedere cosa voglio dire. Però facciamo vedere un attimo questa fatta bene, ok? Allora, tu arrivi, mancano dei secondi, andiamo, via! Stop! Blocco, cambio! Perché devono prendere l'abitudine di chiamare il cambio? Noi usiamo la parola rosso, red, va bene, che vuol dire cambio per noi. Perché? Perché non è mica detto che cambieremo sempre. Ci sono delle volte che faremo un'altra roba. Faremo un aiuto, faremo un sotto, faremo un push. Cioè, blocco non vuol dire che sappiamo in quella partita faremo più cambi, in quell'altra partita ne faremo meno. Ci sono partite dove cambiamo, per esempio, contro Milutinov, noi cambiavamo gli ultimi 5 secondi, non prima, con altri o con Brandon Davis. Quando giocavamo col Barcellona, cercavamo di cambiare con Davis sotto i 5 secondi, perché avevano meno tempo per dargliela, perché è troppo pericoloso a segnare, Milutinov è troppo grande. Ci sono altri lunghi che dicevamo, tranquillamente, da 10-12 cambiamo. Per cui
bisogna parlare quando è cambio. Adesso sei in una delle situazioni che abbiamo detto che si fa cambio, quindi gli devi dire non solo blocco ma anche che lo cambi, va bene? Dai, forza, attacco, bravo, ok, oh là là, bravissimo. Tu per favore mi fai un bel taglio lì a cercare di prenderla, se riesci a cercare di darla, ok? Dai, Ale, ok, sto. Piccola cosa che è importante, vieni qua. Quando cambiamo, vieni. Allora, sono qui sulla palla, non è che lo lascio, ascolta bene, torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro. Sono sulla palla a un braccio di distanza, ok? È tutta roba di piccoli piedi, gridami blocco, e vado qui, capito? Così lui alza il blocco, ok? E io dopo posso andare sotto, capite? Questo fatto di annullare la distanza col giocatore che ha la palla è un fondamentale importantissimo che è troppo trascurato. Molti giocatori hanno paura, involontariamente, dai la palla a lui un momento, quando difendono sulla palla, che giustamente sono a un braccio, no? Perché se giocano così, questo penetra, quindi sono così a un braccio. Arriva il blocco di qua e stanno fermi o addirittura fanno questo, anche se gli chiediamo di andare sopra. Quando sentono blocco e sanno che il compagno lo aiuta, appena sentono blocco, 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 devono prendere questo spazio qua. Capite? Adesso possono scivolare sopra, andare sotto, hanno molto più vantaggio adesso. Capite? È una questione mentale. Pensano di aver bisogno di meno contatto fisico se si allontanano dalla palla. In realtà hai meno bisogno di contatto fisico se ti avvicini alla palla, perché poi puoi scivolare, capite? Allora, anche qui è la stessa cosa. Tu sei sulla palla, vieni qua, sei così, lui chiama blocco e gli vai così. Adesso quando viene il blocco, pum, sotto. Lui rolla, alza le ste mani. Non gli toccare la maglietta, capito? Fai vedere all'arbitro che tu stai difendendo col corpo. Al massimo l'avambraccio, ok? Forza. Bravo, bravo, super, super, ok, bravissimi. Passo successivo in questa azione, torno indietro. Cambiamo, hop, cambiamo, stop. Non vogliamo dare triangoli, quindi questo passaggio e quel passaggio cerchiamo di toglierli, va bene? Come cerchiamo di toglierli? Non come a scuola così, perché questo dà troppo spazio, ma facciamo quello che noi chiamavamo a San Antonio open denial, anticipo aperto, soprattutto per i lunghi è una cosa che li fa sentire più tranquilli, mi parti di là e fai il cambio, a due all'ora, quindi io sono su di lui, cambi e sono così, guarda, una mano su di lui, una mano su di lui, se vuole la deve prendere due passi indietro, vai, adesso tutti i passaggi dentro sono molto lenti, capito? E lunghi, profondi, se la prende qui, facciamo veloci adesso, me la lasci ricevere qua, ok? Lasciami ricevere. Vai, rolla, 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 boom. Capite? E il difensore soprattutto, perché devo togliere i triangoli? Per evitare un fallo gratuito. Perché? Difendo io qui sul cambio, per favore, difendo io sul cambio. Due all'ora, avanza la palla, ok? Oh, no, no, scusami, tu cambi, io sono il piccolo. Vai. Adesso, se la palla è lì e lui mi rolla, perfetto, ma se la palla io l'ho preso qui sul petto, io lo prendo sul petto e comincio a cercare di mettermi qui, adesso lui rolla diagonale e la palla va lì, o è una schiacciata o un fallo, capito? Perché io sono sulla spalla esterna, io non voglio arrivare sulla spalla esterna, oppure c'è passaggio, passaggio in angolo, e la cosa peggiore che può accadere è passaggio, passaggio in angolo, close out, lui lo batte, lui mi sta tenendo dietro, ok? Canestro in terzo tempo o canestro suo, capite? Cioè si apre la valanga. Dobbiamo restare due contro due il più possibile per 3-4 secondi finché non abbiamo recuperato equilibrio difensivo. Questa è un'altra cosa che ho imparato, grazie a quelli che me l'hanno insegnato, per fortuna mia, abbastanza presto. La buona difesa non è sempre aggressiva, così come non contiene sempre.
La buona difesa è fatta da giocatori che cominciano a capire quando possono e devono essere aggressivi e quando invece devono contenere. Perché se sono sempre aggressivi, cosa succede? Che alla fine, come con le squadre cadetti, parte una penetrazione e c'è un terzo tempo. E 20 bellissimi secondi di difesa sembrano buttati nel cesso perché hai preso un terzo tempo. Se contieni sempre, ovviamente, stai lì così e ti fai bombardare, va bene. No, ci sono momenti in cui sei aggressivo, come nel cambio, e poi momenti in cui devi contenere, in cui devi impedire che con la rotazione della palla ti attacchino in una posizione dove, come a risico, non hai abbastanza Carrarmatini. Ti devi dare il tempo per mettere più Carrarmatini nelle zone a rischio. È molto banale, però è la realtà. Quindi capire che quando sei in difficoltà devi contenere e recuperare spazio è fondamentale per avere una buona difesa. Se no facciamo difesa teorica e non andiamo da nessuna parte. Togliamo questo passaggio e alla stessa maniera togliamo quel passaggio. Va bene? Ok? Ci siamo? Vado avanti. Scusate perché mi sto... No, ci siamo. Adesso. Squadra sveglia, che non si fa prendere dall'ansia, vede il cambio, rollami dentro, quello è marcato, provo da qui e andiamo in pivot. Adesso abbiamo un problema, perché c'è Ciaccio Rodriguez contro uno grande grosso. Allora, prima di tutto, detto come deve essere detto, se facciamo tutto sto casino qui per cambiare, perché sul pick and roll siamo scarsotti, come faceva Tony Parker, almeno una roba la fai, vai davanti al post basso. Sei piccolo, sei veloce, non sei grosso, vai davanti. Devo dire che Ciaccio ha cominciato a farlo bene, soprattutto quest'anno. Vai davanti. Ok. Con gli altri cosa facciamo? Praticamente zoniamo. Quindi, tu sei qui sul... Bravo, bello così, guarda. Un occhio a lui che è il pericolo pubblico numero uno, lato debole, va bene? Bravi, la cosa importante è proprio questa, se vedete il Barcellona, o immodestamente se vedete noi in alcune partite di Eurolega, soprattutto la prima parte della stagione, qui tenere le braccia aperte, tenere proprio lo spazio, perché se uno di questi vuole tagliare, non è così facile dargli la palla. Se noi qui siamo tutti con le braccia così, loro vedono uno spazio da attaccare. Anche qui una cosa che secondo me è importante. Molto della difesa passa per lo scoraggiare la visione di uno spazio da attaccare. Vi racconto una banalità. Questa io e Giordano Consolini l'abbiamo imparata da Rascio Nesterovic, di cui un giorno metteremo una fotografia qui perché ci ha fatto vincere molto. Dai la palla a lui, per favore. Era una battuta, Jordan. Vieni qua. Ok, pivot, va bene? Torna qua che così capiscono. Vieni qua, grazie. Ok. Anno 1998. Quell'anno lì giocammo 10 derby con la Fortitudo. Una roba da esaurimento nervoso. E ovviamente il pericolo pubblico numero uno era Carlton Myers, la più forte mano destra mai vista in Italia. Okay? Per cui per la prima volta nella mia vita a un certo punto arrivammo a dire non esiste più fondo o centro, esiste chi marca Myers gli sta sulla mano destra. Va bene? Il che vuol dire che se lui è qui gli sto sulla spalla destra e rischio di più un'entrata verso il centro. Va bene? E lì, ci fu una cosa che vedemmo fare a Rascio, che anche se non aveva solo 20 anni la capiva tutto, va bene? Anzi, guarda, spostatevi di qua, perché così è più facile per voi, è più intuitivo. Metti Carlton Myers di là in ala. Mettiti lì in punta, ok? Questo era, non so, Galanda, Fucca, quello che vuoi. Togli la mano destra. Il naso sulla sua spalla destra. Rascio, o perché gliel'avevano insegnato o perché la capiva, era sempre, sta fermo lì a difendere, bravo.
sotto la spalla destra di quello che marcava Carlton Myers. Vi spostate un attimo così lo vedono. Cioè, una cosa che lui ci insegnò è che quando sei sul lato debole ad aiutare, non stai mai dietro il tuo compagno. Sembra una banalità, ma se questo qui sta un passo avanti e sta giusto dietro il suo compagno, Carlton Myers di turno, la vedi la linea di penetrazione, giusto? La vedete bene da lì, vero? Ma se io sto mezzo passo sotto il mio compagno, è vero che forse rischio un po' a livello di taglio e posso ovviare mettendomi così. Ma tu adesso vedi lui a destra e vedi un grosso qui. Magari ci pensi un attimo e fai arresto e tiro, piuttosto che partire sparato in terzo tempo. Vi torna, voi che la vedete meglio da qua? Questo è una piccola cosa importantissima. Quando sei sul lato debole, non stai mai a 90 gradi e non stai mai dietro la schiena di un tuo compagno. Mai. Perché se stai uno dietro l'altro, non stai occupando spazio. Stai occupando uno spazio inutile. Capite? Vorrei solo dire una cosa. Tutta questa roba qui, non è che dobbiamo andare dai ragazzi e fargli un clinic e spiegarglielo. Gli dici, guarda, fai così. Una volta lo metti in campo e gli dici, guarda, vedi com'è, non stagli dietro il culo, ti metti qui. E lo imparano in 5 secondi. Non occorre, ripeto, spiegargli il teorema di Pitagora. Questo ce lo diciamo noi qui nel clinic e cerchiamo di capire il processo mentale. Perché ci piace e perché ci piace andare un po' più in profondità sul motivo per cui chiediamo certe cose e per come cerchiamo di mettere le cose insieme. Va bene? Ma con loro dobbiamo essere semplici. Dobbiamo essere semplici perché loro, soprattutto quelli di adesso, lo capiscono solo con uno snapshot, una fotografia di quelle che dura, non so, 10 secondi, lo capiscono con un Instagram, lo capiscono con un WhatsApp. Se pensi che io, che sono un dinosauro, mando le clip che mi interessa che vedano i miei giocatori per WhatsApp per fare una riunione in meno, bisogna che ci adattiamo. Una volta si faceva riunione, clip, eccetera, eccetera. Ma a maggior ragione adesso che giochi 80-90 partite in un anno, ogni tanto gli mandi due cose e gli dici, oh, guardate questa roba qui. E ti devi cominciare anche a fidare che la clip che gli arriva, per tutto il lavoro che c'è dietro, sappiano anche leggerla da soli, capite? Però è una bella cosa, no? Che abbiamo questo stimolo, che abbiamo questo stimolo di dover imparare a comunicare con questi ragazzi in un modo diverso rispetto a quello di 15 anni fa, di 20 anni fa, di 30 anni fa, capite? Una cosa che ho imparato da Popovic ha la mania di quelle che lui chiama le too many appearances, cioè le troppe presenze. Quindi, non so, lui fa una riunione oggi, per lui è sacrosanto il giorno dopo non fare riunione, qualsiasi cosa succeda. Anche se c'è la partita, cerca di limitare tutto. Se poi giochiamo i back to back, rinunciava al film la mattina della partita e magari gli faceva vedere 4 clip prima di andare in campo la sera. Perché per lui stare troppo insieme, troppo seduti, troppo a parlare, è una cosa che poi disperde l'attenzione. Ve la racconto perché secondo me è un'esperienza, no? Poi ognuno di noi fa come vuole. Ci sono ancora colleghi in Eurolega che fanno film, da quello che mi dicono i miei giocatori, di un'ora e un quarto. Io ho smesso da anni perché secondo me non serve a niente, perché la soglia di attenzione si esaurisce. Però ripeto, ci sono grandi colleghi che tuttora fanno più di un'ora di video. Quindi ognuno fa quello che vuole. Io sto solo cercando di raccontarvi come secondo me è meglio fare. Poi se volete lo fate, se no siamo lo stesso amici. Torniamo come eravamo prima col cambio. Quindi, le braccia per scoraggiare la visione di uno spazio da attaccare. Va bene? Il lato debole, eccetera, eccetera. Vado davanti. Scusami, abbiamo già cambiato. Quindi bravissimo, bravissimo. Abbiamo dato con difficoltà questo passaggio. Che cosa mi piacerebbe vedere ogni tanto qui? E non ho avuto ancora la forza di codificarla. Che se lui prende la palla e c'è il cambio, una volta ogni tanto lo attacchi come un matto e lo fai palleggiare verso la riga di fondo. Capisci? Perché tanto non c'ha spazio e si inzucca sulla... esatto, hai capito? Giusto per così, per conoscenza. Davanti,
Bravo. Pressione. La palla vola e tu voli insieme alla palla. Capito? Ad scusami. La palla vola qui a JT. Ok? Allarme rosso. La palla è qui. No. Fai un bel passaggio alto sopra. Due mani sopra. Marca un po'. Oh. Devi arrivare con la palla, non dopo. Cioè la palla vola, arriva nelle sue mani, pum, ci sei tu, va bene? Tu immediatamente sotto, tu immediatamente qui, e tu nel momento in cui lascia la palla, qui al gomito, perché hai una grossa responsabilità, ok? Se per caso lui correrà nell'angolo, ci corri tu, se per caso vuole dare la palla a lui, ci sei tu, va bene? Se la palla viene schippata, tu sei il primo a uscire e tu devi andare a prendere il secondo. Capito? Ma questa è alta finanza. Quello che mi interessa è, dovete decidere se nel momento in cui la palla arriva e vieni qua, volete tenere il raddoppio, un po' più fuori, e allora dobbiamo fare delle cose, oppure se volete liberare lui. Capito? Cioè la palla vola, il più grosso arriva e tu scappi via a trovare qualcuno nell'angolo lì e tu puoi prendere questo, tu puoi prendere quello. Non so se è sufficientemente chiaro, se no ripeto, cioè, secondo me è difficile fare entrambe le cose, capite? Devo dire, noi quest'anno a un certo punto siamo riusciti a fare questo: se era Ciaccio lo liberavamo, se era uno un po' più grande tenevamo il raddoppio e provavamo a giocare per fare una palla rubata, e ci ha dato buoni risultati, anche perché il lungo non capiva bene se poteva tenerla o se doveva liberarsi della palla immediatamente. Va bene? Però è una cosa che dovete decidere. Se decidete di tenere il raddoppio, mi permetto di sottolineare una cosa, che la cosa peggiore che può capitare è che nel momento in cui raddoppiate lui fa una finta e poi ti spacca questo raddoppio. E o finisce oppure vede bene quei due passaggi, capito? Quindi quando vieni a raddoppiare, io sono qui, dai la palla là per favore, parti un po' più indietro, a due all'ora, la palla vola, non al corpo, ma qui alla mia gamba, qua, esatto, così, ok? Va bene? E cerchiamo di capire se lui ha le gambe dritte o se lui si abbassa per giocare uno contro uno. Se si abbassa uno contro uno, ci dobbiamo abbassare anche noi. E ancora qui, petto, vi abbassate così loro vedono. No, ecco, grazie. Petto e questo, ok? E non gli faccio fare lo split qui. Petto e mi appoggio a lui, così. E cerco di fare in modo che lui istintivamente alzi le gambe e vada fuori equilibrio e non può giocare. Poi, tutti quanti credo siamo d'accordo, nel momento in cui lui cerca di fare un passaggio, no, sbraccia, prova a sbracciare di qua, vai, devo, esatto, con la mano disturbargli il pallone. Purtroppo tante volte in difesa non riusciamo a coordinare quello che facciamo con le gambe e quello che facciamo con le braccia. E se ci pensate, una delle cose fondamentali per giocare una buona difesa è che devi essere capace, ad esempio, di muovere un braccio molto largo, ma di non muovere la gamba, perché sennò vai fuori equilibrio. È una stupidaggine, ma è il concetto basilare di difesa, di mantenere equilibrio. Devo essere capace di fare passi corti e estendere le braccia. Devo essere capace di buttare le braccia avanti o in alto e non fare questo. E quindi torno a un altro postulato che per me è fondamentale, che preferisco equilibrio alla velocità di esecuzione. Prima deve venire l'equilibrio, poi una volta che sono capace di fare le cose in equilibrio posso chiedere di avere una maggiore velocità di esecuzione. Se io stresso la velocità di esecuzione a sfavore dell'equilibrio diventa un troiaio, diventa una marea di palle perse. Meglio andare un po' più piano e fare le cose correttamente in equilibrio, perché poi quello che magari perdi nella velocità delle gambe la puoi compensare con la velocità delle braccia e soprattutto la coordinazione degli occhi e delle braccia. In una parola, la testa. È inutile correre come dei matti se vai fuori equilibrio.
Va bene? Torniamo dentro. Grazie ragazzi. Ancora, andiamo avanti. Adesso, una cosa, grazie, perché ci sono molte squadre e molti grandi allenatori che usano sistematicamente il cambio a tre. Io sono arrivato a una conclusione con cui mi trovo bene, come quello della famosa barzelletta, la mia opinione, che peraltro condivido, è abbastanza importante. Quindi, molto semplicemente, e questo lo facciamo in allenamento fin dai primi giorni, da quello che chiamiamo single, scusami, mi sembrava Paiola, gli ho dato un dito nell'occhio, allora, da quello che chiamiamo single side, cioè c'è un solo giocatore lì, non facciamo mai triple switch, cambio a tre, mai, perché le buone squadre, nel momento in cui vedono cambio a tre, gira, cambiami a tre, stai nell'angolo lì, cambia a tre, no, cambia a tre vuol dire, bravissimo, facciamo finta che lui, mi difendi lui così capiscono un po' più chiaramente, marca lui. Perché si usa il cambio a tre? Per togliere un piccolo mettendo uno un po' più grosso nel cambio, come sapete benissimo. Quindi, quando vedi che lui, che noi cambiamo qui, tu vai a prendere lui perché sei un po' più grande, bravo. Ora, le buone squadre e i buoni giocatori sul cambio a tre t'ammazzano semplicemente facendo questo. Hop, e mentre fanno questo, boom, tiro a tre. Dal single side non voglio fare cambio a tre. Mi rendo conto che forse ci perdo qualcosa perché ci avrò un piccolo sotto, però il piccolo lo aiutiamo dopo, va bene? Oppure il piccolo sa che ha 5 falli, deve giocare al massimo 25 minuti e invece di fare dei falli del cazzo sul tiro o per provare a portare via la palla, si tiene 3 falli da sprecare sul lungo quando sta rollando se vede che non arriva l'aiuto. Già questo è un passo di maturità. Invece di agitarti, impara a usare i tuoi falli. Ne hai 5, ne usi 3 per salvarti in quelle situazioni lì. Però non devi fare falli stupidi sul tiro, non devi fare falli stupidi perché cerchi la palla, scemenze di questo genere qui. Non devi fare falli perché sei disattento sul lato debole. Allora sì, possiamo usare bene i falli e cercare di avere il bonus verso l'ottavo minuto e non prima, o il settimo minuto. Però sono tutti falli motivati. No? Non fare falli perché ti abbracci il lungo mentre sta bloccando, non fare falli di stanchezza mentale, cerca lì di essere preciso. Diverso è se il pick and roll va verso il single side. Quindi mi fai un blocco al gomito, per esempio. Bravo. Mi torni lì adesso. Faccia sempre finta di avere, non so, il nostro numero 3 lì. Bravo. Sul single side, scusami, la palla va verso il lato dove ce n'è uno solo, quindi ho 2 giocatori dietro il pick and roll. Qui ci alleniamo a fare il più possibile il triple switch, il cambio a 3, per cercare di mantenere un corpo grande. Quindi cambi, aggressivo, lui rolla, tu sei già dentro perché sei più grande, tu cominci a... corri via subito, esatto. Sai che il tuo compagno lo prende. Tu devi venire molto alto in diagonale per fermarlo il prima possibile. Tu lo accompagni un passo, non di più, poi corri da lui, perché sennò lui tira. Tu sempre aggressivo sulla palla, perché sennò così perdo l'attimo del passaggio. Capito? Ci siamo? Forza, proviamo, vai. Vieni, vai. Bravissimo. Ok. Poi possiamo diventare anche bravi che se per esempio il 4 è qui, o il 3 è qui, e tu sei sotto, tu sei lì, tu sei qui, mi stai marcando questo. Bravo. Quindi devi sempre tu prenderlo, capito? Possiamo sempre fare in modo che anziché essere l'ultimo sia sempre il più grosso sul lato debole, perché devono imparare a parlarsi e allora quando lo vedono e tu gli dici vai, capito? Non vai tu piccolo, la esci lui più grosso, bravissimo. Quindi ancora, cambio aggressivo, bravissimo, ok. E tutto è diagonale, bravissimo, togli quel passaggio lì, bravissimo. Ok? Bene. Torniamo indietro. Cosa succede molte volte? Che non siamo capaci, anche noi, tuttora, di leggere il palleggio. E quindi, come dice Salvini, facciamo cambio anche su questo palleggio. Questo ci dobbiamo lavorare. Devono imparare a leggere il palleggio e devono imparare che per poter leggere il palleggio bene,
È fondamentale che, torna indietro per favore, che quando senti blocco, 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 cambio, tu cosa fai? Bravo, devi venire qui. Perché adesso, se io voglio attaccare, il mio palleggio dove sarà? Sarà probabilmente là. E allora me lo cambi, va bene? Ma se io voglio fare il furbo, perché so che tu, squadra avversaria, cambi sempre, e ti voglio chiamare all'amo per avere il mismatch, no? Quindi giocatore intelligente, giocatore furbo, vede che c'è questo, tu sei così, fa questo e abbiamo già il cambio. E magari abbiamo 12-13 secondi per attaccare questo cambio. Quindi quello che idealmente vorremmo fare, idealmente, è addirittura questo. E su questo ci abbiamo lavorato. Non cambiamo più, come vi ho fatto vedere fino adesso, ma partiamo da una situazione di drop per poi cambiare se l'attacco è aggressivo. Mi spiego. Questa è una cosa onestamente un pelino più sofisticata, va bene? Ovvero sia, e l'abbiamo fatta contro guardie che magari sono particolarmente particolarmente dotate per talento, ma non hanno grande fisicità, va bene? E abbiamo fatto questo, cioè cambieremo sempre, però in questa maniera, tu chiami blocco, tu mi vieni addosso, no, non dici più cambio, stai lì, bravo, no, un passo più avanti, bravissimo. Adesso se io attacco, seguimi, se io attacco il lungo, tu subito vai lì, capito? Tu riempi l'area e tu mi cambi, però mi cambi dentro la zona dei tre punti. Non so se è chiara la differenza, capito? Dentro la zona dei tre punti, dove mi resta o di fare questo o di fare un tiro in sospensione. E in questo caso, non anticipiamo, ma dobbiamo anzi chiudere qui. Quindi tu stai un braccio su di lui, un braccio lì e mi cerchi di togliere lo spazio. Capito? Se invece, qual è il vantaggio di questa scelta? Di questa finta di cambio praticamente. Tu bello alto lì, bravo, vieni, blocco, vai. Se io invece vedo che c'è questo e faccio questo, ognuno sta col suo e non gli abbiamo dato il cambio. Il tema è più di comunicazione e di imparare a riconoscere le situazioni, perché magari dopo tu arrivi perché vorresti farlo perfetto, vorresti farlo bellissimo, che gli chiedi di fare questo contro, che ne so, Larkin. Però nella stessa partita gli dici, con Micić no, dobbiamo fare il cambio normale. Perché Micić è grande e grosso, gli fai questa roba qui, brum, ti asfalta. Larkin magari è un po' più piccolino, è molto dotato, però provi a fargli un po' di gabbia davanti, magari usa più il tiro piuttosto che la penetrazione dove ti spacca la difesa. Sono tutte coperte corte, eh? Vorrei che questo fosse chiaro. Cioè, noi partiamo sempre da un presupposto che per quanto bravi possiamo essere difensivamente, abbiamo bisogno che l'attacco sia un po' superficiale per far sembrare più efficace la nostra difesa. Non esiste la difesa che batte l'attacco che non è superficiale. L'attacco efficiente contro la difesa vince sempre, perché ha la capacità di iniziativa e perché ha molte volte il talento. Noi qui stiamo cercando di mettere molte volte dei ripari, no? Poi capita la volta che siamo difensivamente più grossi, più veloci, allora ti asfaltiamo e parliamo di un'altra roba, capito? Perché a parità di talento noi siamo più grossi, siamo più potenti, ci abbiamo Devon Hall, ci abbiamo quell'altro, ci abbiamo Shields, che bravi, e vabbè, sembriamo più bravi di quello che siamo. Ma la realtà è che l'attacco efficiente vince, quindi su questo ci dobbiamo pensare, bene. Ma mi interessava parlare di questo tentativo, che poi ognuno di voi può sviluppare come preferisce, del cercare di combattere l'idea del cambio gratuito, quel cambio passivo dove accettiamo che con un piccolo blocchetto ci abbiamo già due mismatch, uno col grande e uno col piccolo. Questo non mi piace e non voglio cercare di evitarlo. Adesso, tutto quello di cui abbiamo parlato, provate a cambiarlo e a passare dalla parte dell'attacco. E dalla parte dell'attacco tu dici, devo fare esattamente l'esatto contrario. Quindi, se mi fanno canestro, devo portare la palla di là il più velocemente possibile. Quindi devo aver perlomeno chiaro chi spinge la palla
per non aver bisogno di 7 secondi per superare la metà campo. Non è un mistero, le grandi discussioni con il mio playmaker Malcolm Delaney erano che camminava, mi faceva venire il latte alle ginocchia, cioè noi superavamo metà campo sempre quando diceva 17, e lì un casino, perché hai troppo poco tempo contro certe squadre. Lui era abituato con certe partite o certe situazioni NBA dove la partita si svolge lentamente e quindi non era, e soprattutto non pressano mai a tutto campo nell'NBA, quindi tu porti la palla, organizzi, fai e dici. Qui è diverso, giochi col Barcellona, ti portano via 7 secondi, poi vai di là, cominciano a cambiarti tutto, non fai più un canestro se non hai sveltito la manovra, va bene? Quindi primo problema, quello lì. Secondo problema, cosa facciamo qui? Facciamo i nostri giochi normali? Perché noi non sappiamo se ci cambiano subito il primo pick and roll oppure se ci cambiano il secondo dopo un cambio di lato. Quindi dobbiamo cercare di avere una cosa che ci permetta, non avendo tra l'altro grandi giocatori di attacco al mismatch, abbiamo giocatori molto bravi, però non è la specialità nostra attaccare un mismatch in palleggio. Quindi, però viceversa, abbiamo Kyle Hines che la passa molto bene, abbiamo Nicolò che attacca molto bene il mismatch in post basso, avevamo Mitoglou, bontà sua, che era capace di andare in post, bla 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 bla. Quindi avevamo delle armi. Allora alla fine abbiamo deciso, cioè alla fine molto presto, abbiamo deciso che quando vedevamo cambio giocavamo la situazione che avete appena visto. Blocco, attaccando, quindi impegnando nel cambio, va bene, non passivo, perché se non attaccavamo, pum, pum, cercavamo i triangoli, pum, 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 e se no abbiamo il nostro, spaziavamo il 4 lì, e un tiratore, possibilmente un altro tiratore, va bene? Qui nel pick and roll mettevamo o uno dei playmaker o Shavon Shields. Lo potevamo fare di qua o di là, per motivi che poi vedrete. Comunque, cambio. La prima opzione era cercare il lungo, se riuscivamo con questo passaggio, se no lavoravamo in questa maniera. Adesso, fermi così. Appena vedi che loro cominciano a fare questo, lì c'è il nostro numero 4 e l'istruzione è molto semplice, era che tu devi fare un flash. Adesso, tu devi cominciare a tagliare fuori il tuo uomo per prenderla. Bravo. Se vedi, tu cominci ad andare nell'angolo, veloce. Ok? Io comincio ad andare. Anch'io così, molto banale, molto semplice, vi assicuro molto efficace. Se per una piccola soddisfazione personale volete vederlo bene, andate su internet, guardate l'ultimo quarto col Barcellona, la nostra partita in casa, o da loro o da noi, e l'abbiamo fatto benino, questo concetto basilare. Adesso, se lui aiuta, vieni qui per prenderla, ok? E o cercare l'alto basso, oppure si aiutano per dare la palla di là. Capito? Fai, facciamo vedere per favore. Pronti? Via, attacca, prendi il cambio, vai, bravo, qui, attaccalo, boom, boom, 2 contro 1, perfetto, va bene. Seconda cosa, se vedi che invece il tuo avversario qua occupa questo spazio perché non vuole l'alto basso, capito? Non va col piccolo, capito? Perché succede questo, torna indietro, palla post basso, palla là, scusami, grazie. O lui si sposta un po' perché lì c'è Sergio Rodriguez o Shields, vai nell'angolo, veloce, tu vieni su. Se lui si sposta perché ha paura del tiro a 3 di Rodriguez e quindi tu hai questo spazio, vieni qui e cerchi questo. Se loro aiutano lato debole, trovi quello, va bene? Però può darsi che alla seconda che gli hai fatto, lui si disinteressa di lui e sta lì per toglierti il tuo flash, quindi sta lì con le braccia aperte. In questo caso lo blocchi e tu devi cercare quello, capito? Pom, pom, chiaro? Quindi devi leggere bene questo giocatore qua. Se il giocatore sta col tuo compagno, giochi. Se il giocatore sta qui a rompere le balle, blocchi, va bene? Dai, forza. Live, pronti? Vai, hop, hop, pom, flash. Boom, bene, attacca! Eh sì, non ci pensare.
Appena ce l'hai e vedi che lui arriva, non era male, bravi, ancora una volta. Dai. Hop, boom, boom. Alto basso. Dai, molto bene. Molto, molto bene. Ok? Quindi questo era il nostro banale attacco contro il cambio. L'altra cosa che facevamo era semplicemente questa. Spostati qua. Vabbè, ve lo faccio vedere di qua così è meglio. Diciamo, meno tempo a disposizione, perché magari è accaduto con 10 secondi. Sotto i 10 non vogliamo cercare il post basso. Non ce la facciamo, non c'è tempo contro una buona squadra che poi ti raddoppia. Quindi sopra i 10 lavoriamo per il lungo, sotto i 10 blocca, la muovi, forse hai qualcosa, ok? Se no ritorni la palla con una situazione molto semplice, che adesso hai una partenza da fermo, capito? Non è che la stai palleggiando, la prendi e magari ogni tanto il lungo ti fa un close out perché si prende di paura e lo batti. Oppure devi cominciare ad attaccare questo lungo, 7-8 secondi. Allora, prima cosa, vieni. Se tu stai lì, sicuramente è meglio che te ne vada, perché io così non ho una linea di penetrazione. Bravo. Questa è la spaziatura che preferisco in situazioni di attaccare il lungo. Altri preferiscono 1-4 basso, altri preferiscono 4 angolo, quello che volete. Che cosa ci deve guidare nella scelta di una spaziatura piuttosto che l'altra? Le caratteristiche dei nostri difensori, perché, dei nostri attaccanti, scusate. Perché se io ho un giocatore come Tyus Edney, che è bravo, che qualcuno di voi si ricorderà, o uno di questi piccolini che fanno brum, brum, e si tirano addosso alla difesa, bisogna che gli dia profondità. Se io ho un giocatore di arresto e tiro, probabilmente è meglio giocare 4 sulla riga di fondo, vai basso, vai lì e vai lì, vabbè, perché così vedi, ho un po' più di spazio qui per muoverlo, arrivare qui e tirare. Esempio di uno dei più grandi, l'anno che sono stato a guardare dal vivo Kobe Bryant, lui preferiva 1-4 perché lui giocava per un arresto e tiro, non andava a ferro. Tanto sapeva che a quel livello lì, con i grossi che ci sono lì, non ci andava. Quindi lui partiva dal presupposto che doveva cercare in situazioni come quelle un fadeaway probabilmente da qui o da qui, quindi voleva tutti sulla riga di fondo. Un giocatore ovviamente molto diverso come Shields, che ha bisogno di pensare di poter arrivare al ferro, ha bisogno di profondità e si trova meglio con questa spaziatura che vi ho fatto vedere, cioè una guardia qui, bravissimo, lì, tu lì, lì, bravo, perfetto, capito? Così cerca di muoversi. Una cosa che secondo me è importante, su cui lavorare, è questa, che quando attacchiamo un lungo, a meno che tu non sia un grande tiratore da fuori, che vuoi il tiro da fuori, questo va sicuramente bene, cioè l'esitazione cercando di farlo andare indietro e partendo dal presupposto che poi mi fermo e tiro. Ma se vuoi cercare di attaccare più in penetrazione, questa è la cosa più sbagliata che puoi fare. Se vuoi attaccare in penetrazione, lo devi fare muovere lateralmente per poi attaccarlo. Quindi, se voglio attaccare lì al ferro, è probabile che lo devo far muovere lateralmente di qua, bravo, perché in questo, se lui, adesso però, attento, se lui non si muove bene, appena vedi che io ho questo, tu devi andare sul fondo, tu devi andare lì e tu devi andare lì, perché vedi che c'è sto spazio qua, capito? Se invece voi siete lì pronti così, per fare caso, se invece vedi e quando lo muovo lateralmente lui si muove, adesso io voglio fare questo, mettergli la spalla dentro e adesso voi siete pronti. Ma sono gli altri che devono guardare. Invece gli altri pensano, dice, adesso sta scadendo i secondi e anche noi che ho dei giocatori bravi ed esperti ci caschiamo e stiamo lì a guardare. Invece la chiave è che tutti qui
devono guardare lui, e quando io comincio a farlo muovere lateralmente devono vedere, perché se lui si muove con me adesso è fatto, perché di lì vado io, perché sono più veloce, ho il corpo, la spalla, la potenza. Ma se vedo che quando io faccio questo lui è già in ritardo, pum, veloci come la luce dovete andare, bravo, perché adesso io corro qui a fare questo e se uno aiuta tira lui. Ma tutto deve avvenire mentre se avvengono le cose a scatto, prima finisce una e poi ne inizia un'altra, il vostro timing è andato a puttana. Dovete fare le cose e insegnargli a fare le cose mentre una cosa succede, ne cominciano a fare un'altra. E sembra banale, però è la cosa più importante. La cosa più importante è che devono farle nel mentre. Basta una cosa, torna indietro. Se io adesso, è l'unica cosa, mi metterete a ridere, è l'unica cosa su cui mi permetto di correggere Kyle Hines, con molto rispetto. È l'unica roba, perché è l'unica volta dove lui ha una reazione un po' tardiva, e quando vede che Chavon sta partendo con la destra e lui è lì, invece di andare subito lì, aspetta. E chi ci ha visto giocare ogni tanto vedi che ci incasiniamo perché abbiamo troppa gente su un lato. L'unica cosa su cui correggo, mi permetto di correggere, uno dei più grandi giocatori che abbia avuto la fortuna di allenare. Però anche a quel livello lì c'è qualcosa che possiamo correggere, c'è qualcosa che, con cui possiamo aiutarli a giocare meglio, c'è qualcosa con cui possiamo fare in modo che la nostra squadra migliori. Poi voi sarete sicuramente molto più bravi nel come dirlo rispetto a come sono io, questo è troppo facile, va bene. Però il nostro dovere è di andargliela a dire le cose su come possono fare meglio. Non possiamo accontentarci di quello che sanno fare. Una delle più grandi soddisfazioni della mia vita professionale, ed ero giovane, me l'ha data quel signore lì con la maglia numero 4, che si chiama Roberto Brunamonti, quando abbiamo vinto lo scudetto del 93 qui. Roberto era stato votato miglior giocatore del campionato, credo più di 10 anni prima. Si chiamava Oscar Algida, lui giocava a Rieti e aveva vinto il premio di miglior giocatore del campionato. A distanza di più di 10 anni vinse uno scudetto con la Virtus, fu un giocatore fondamentale insieme a Michael Ray Richardson e fu votato miglior giocatore del campionato. Perché? Perché nel corso di questi anni si era migliorato. Lui da ragazzo, chi di voi se lo ricorda, era uno con la capigliatura afro che saltava, faceva delle penetrazioni pazzesche, oppure saltava sempre per passare la palla. E mi ricordo che tutti i suoi allenatori, compreso Alberto Bucci, dicevano: passa coi piedi per terra. E lui saltava, passava e ogni tanto perdeva la palla anche. Poco tiro da fuori, però metteva la palla dentro l'area con la forza del suo atletismo, no? E della sua mano destra, eccetera, eccetera. Poi col passare degli anni ha perso atletismo. E allora cosa ha fatto? Ha migliorato il tiro da fuori tantissimo. Tantissimo. È diventato un eccellente tiratore da 3 punti. Dove andava prima con le gambe, ha fatto in modo che la palla ci arrivasse col passaggio. Per cui ha imparato a passare la palla dentro quando il lungo si muoveva e non quando il lungo aveva già finito lo smarcamento. E quindi tutte le qualità importanti di un giocatore che doveva giocare playmaker ha cominciato ad averle con un uso diverso dei fondamentali adattati a un fisico che non era più quello di 10 anni prima. Io non ho mai visto nessuno che vince a distanza di più di 10 anni il premio di miglior giocatore di un campionato. E lui ci è riuscito. Perché? Perché è migliorato. Perché ha avuto la volontà di migliorarsi. Perché noi che lo abbiamo allenato, Alberto Bucci, Krešimir Ćosić, Sandro Gamba, Bobil, io, eccetera, eccetera, abbiamo semplicemente presentato quelle che erano le richieste del gioco. Noi come allenatori, ripeto, possiamo farlo in modi molto più educati rispetto a quello che faccio io, purtroppo, possiamo farlo in modo più incazzoso, tutto quello che volete, ma noi semplicemente traduciamo al giocatore quelle che sono le richieste del gioco. Non è che devono fare determinate cose per far piacere a noi, devono fare determinate cose in una certa maniera, perché sennò gli avversari non gli permettono di stare in campo a un certo livello.
perché devono fare tutto con mezzo secondo di meno, e quel mezzo secondo o lo guadagnano perché sono dei super atleti, o lo guadagnano perché capiscono mezzo secondo prima cosa sta succedendo. Non ci sono alternative. Non è che li stiamo offendendo, però se non ce la fai con le gambe e con le braccia, noi dobbiamo insegnargli a dove guardare la palla, gli avversari, a dove mettersi, gli angoli, come muoversi, dove muoversi e perché. Questa è la nostra primaria responsabilità. Nel momento in cui noi diciamo vabbè, secondo me dobbiamo darci una spinta in più. Poi so perfettamente che è difficile, perché so che tutti voi dite bella forza, parli te, cazzo, sei lì, la squadra più forte d'Italia, è ovvio che ti stanno a ascoltare, eccetera eccetera. No, dobbiamo fare in modo che ci ascoltino, che siano cadetti, che siano allievi, che siano giocatori di Serie A, che siano pagati, che non siano pagati, e noi dobbiamo avere la forza e la presunzione di presentarci perfetti quando andiamo in campo, perché la sappiamo e la sappiamo insegnare. Questa deve essere la nostra forza, che la sappiamo e la sappiamo insegnare, e questo ci deve dare la voglia di continuare a farlo, soprattutto voi che ovviamente lo fate in condizioni più complesse rispetto a quelle in cui lo faccio io, che sono un privilegiato. Però noi dobbiamo avere la forza di saperla insegnare, questa è la cosa più importante di tutte, perché dopo lì non ci sono discussioni, almeno possiamo andare a dormire tranquilli. Voglio ringraziare i ragazzi che sono stati bravissimi, grazie veramente. Volevo ringraziarvi dell'attenzione, spero che una cosina, come al solito, come dico spesso, vi possa essere utile. Volevo augurarvi in bocca al lupo per il resto del clinic, ma soprattutto ai corsisti che vanno a Bormio, a farvi in bocca al lupo per il corso. Mi raccomando, mettete sotto poeta che non voglio fare un cazzo, e speriamo di vederci l'anno prossimo, che vuol dire che siamo ancora qui a far pallacanestro, che è una bella cosa. In bocca al lupo di cuore, grazie.